Tra le cose per cui Cavour è famosa c'è la Rocca e l'Abbazia di Santa Maria. Entrambe fanno parte dell'unico parco naturale presente nel territorio dell'Ora del Pellice, che è appunto il parco naturale della Rocca di Cavour. L'abbazia, in particolare, è un sito storico che ha saputo reinventarsi in chiave moderna. E adesso andiamo a vedere che cosa hanno in serbo per l'estate. L'abbazia di Santa Maria è un monastero benedettino, la cui costruzione risale al 1037. Nel secolo scorso ha vissuto anni di abbandono, fino al restauro, che è iniziato nel 1978. Dal 2014 la gestione del complesso, che oltre all'abbazia e al suo parco comprende anche il Museo Caburrum, è affidato all'associazione culturale Anno 1000, un gruppo di professionisti che negli anni hanno saputo valorizzare gli spazi con mostre d'arte, concerti, attività didattiche con bambini e visite guidate. Siamo qui nel parco dell'abbazia Santa Maria di Cavour e io sono qui a nome dell'associazione Anno 1000, che gestisce questo complesso abbaziale per conto del comune di Cavour. Il complesso abbaziale, che è costituito appunto dall'abbazia che vedete alle mie spalle, poi c'è il Museo Archeologico di Caburrum, in cui sono conservati i reperti archeologici dell'età romana del territorio circostante, e il parco in cui ci troviamo, entro le mura, che fa parte del parco della Rocca di Cavour. Questo tesoro, per noi un vero tesoro, è rimasto purtroppo in questi mesi, per causa del coronavirus, chiuso al pubblico, quindi non è venuto nessuno. Noi abbiamo continuato a lavorare, a tenerlo pulito, in ordine, però oltre a noi non è entrato nessuno. Abbiamo continuato a pensare a questo futuro che per fortuna pian piano sta arrivando, per non farci cogliere impreparati. Abbiamo già messo in campo e speriamo per partire con la nuova edizione di Giugno in Abbazia, settimane estive per i bambini che ormai sono già al terzo anno e che quest'anno abbiamo trasformato in Natural Parco, cioè quindi saranno settimane estive che vivremo soprattutto qui nel parco esterno, quindi in mezzo all'arturi, in mezzo ai fiori, però senza dimenticare l'arte e l'archeologia che c'è in questo bellissimo sito. Poi siamo sempre già preparata la mostra che quest'anno partirà invece probabilmente nel mese di settembre e ci traghetterà fino a Natale. Quindi noi siamo aperti ormai tutte le domeniche dalle 15 alle 18. Se riusciamo amplieremo anche l'orario di apertura per dare la possibilità a più persone di venirci a visitare. E siamo qua che stiamo sognando il nostro futuro e vi aspettiamo per sognare insieme a voi e per dare consistenza ai sogni di tutti.